E lo città la cultura. Vabbè, ovvio, la città ricca sono l'unico. Ti ho detto un po' anzi che mi manca la gioia di vivere, forse no, non perché sono qui e gioco, mi manca la gioia. Vuol dire che vivo a fare, l'unica cosa che mi viene, capisci? Che me l'avevo fatto. Cioè questi ragazzi piccoli. Sarebbe che mi resta sempre l'incertezza, oppure chissà se poi questa incertezza che avrei ora, l'incertezza di non essere riuscito a fare nulla per loro in maniera un po' non congrua sotto l'aspetto del economico, nel senso nel senso di essere riuscito a dare tutti quei segnali, quegli impulsi, quei messaggi, a trasmettere tutto quello che può essere derivato dalla mia vita in errori, in esperienze, non lasciate come una cosa devi fare così, come input, come segno in cui nei momenti di smarrimento chiunque, un essere che è solo, la prima cosa a cui si rivolge è la mamma e il padre, no? Mentalmente, per poter essere chi si invola. Mamma, mamma, lo diciamo francabello, franco franco, mamma mia, mamma mia. Senza neanche pensarci, diciamo. Quando siamo più in riflessione davanti a una cosa in cui ci viene invece in mente, ci ricorre anche il nome del padre. Sì, compreso certo. Il padre universale, che potrebbe essere il principio, la che cosa possiamo, come lo possiamo definire, il perché. Il padre è il perché per noi, perché tutti i perché li chiediamo al padre. E quindi se il padre già ti dice una cosa, perché questo così, perché ti viene dato e ti viene lasciato come segno, a quel punto ti può servire d'aiuto per non ti perdere nel labirinto dell'esistenza in cui ti ritrovi solo e ti puoi smarrire perché non sai cosa fare. Un po' una dritta. Ti dà, sì, un riferimento, come una specie di orientamento. Ma e non essere riuscito. Che ci sia un po' di rimpianto da parte tua in questo. Certo che c'è. Certo, però giusto il rimpianto per definire cosa è stato dato. Certo che c'è, il rimpianto, c'è questa, la considerazione amara della mia esistenza, che io, pur di avendo questa lasciato. Grande... No, io ritengo di aver lasciato. Questo per te è un fatto assodato. Questo è sicuro. Di non essere riuscito a dare tanto quanto avresti voluto. Quanto avrei voluto e potuto, se la vicinanza, se la vita me l'avesse consentito. Ma poi penso che anche questo è faccio un po' bene, parte del gioco. È bene perché è così, e quindi tutto ciò che è bene.